Buonasera, il mio nome è Rebecca Pogni, sono professore di chimica fisica al Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia e sono qui a presentarvi il progetto che insieme al mio gruppo di ricerca abbiamo scelto per questo evento di Bright 2020. Il titolo del progetto si intitola Bioplastiche da mare, infatti il mio gruppo di ricerca si occupa della produzione di bioplastiche che devono andare a sostituire la plastica convenzionale monouso. Attualmente la plastica convenzionale rimane nell'ambiente per sempre e sostanzialmente si degrada, si decompone in particelle sempre più piccole se è abbandonata appunto nei mari o negli oceani, producendo le cosiddette microplastiche che poi rientrano nel ciclo alimentare. Quindi è arrivato il momento di eliminare l'inquinamento da plastiche nei mari e negli oceani e di sostituirlo con qualcosa che invece si degradi nel tempo. Questo tipo di la sostituzione delle plastiche convenzionali con altri tipi di bioplastiche viene incontro anche alla strategia sulle plastiche della Comunità Europea, che prevede che entro il 2030 tutte le plastiche presenti sul mercato provengano da materiali di recupero, di riciclo e siano riutilizzabili. Quindi vi vorrei presentare il nostro progetto. Plastiche da mare perché questo tipo di bioplastica viene prodotto a partire dagli scarti della lavorazione del pesce, soprattutto dall'esoscheletro dei crostacei. Infatti i crostacei, quindi gamberetti, gambere, ma anche granchi e aragoste, presentano dei componenti molto importanti che possono essere ottenuti dalla parte che si butta via. E tra questi componenti, uno, il principale, è rappresentato da una sostanza che si chiama chitina, è un polimero, cioè è costituito da tanti mattoncini di zuccheri, di acetilglucosamina, è insolubile, e mentre la parte solubile che si ottiene dalla chitina è rappresentata dal chitosano, che è il principale componente delle nostre bioplastiche. Il chitosano a sua volta è sempre un biopolimero, cioè costituito da tanti mattoncini di zuccheri, presenta dei componenti importanti dell'azoto, che fanno sì che questa sostanza possa essere utilizzata per la produzione di bioplastiche attive e biodegradabili. Il progetto di cui ci stiamo occupando, che è un progetto finanziato dalla Comunità Europea e di cui io sono coordinatore, prevede di estrarre il chitosano dalla chitina e insieme ad altri componenti di sintetizzare sostanzialmente delle bioplastiche attive perché il chitosano presenta delle proprietà antiossidanti, antimicrobiche e quindi il contenitore, il packaging costituito da questo materiale può aumentare il tempo di vita dei cibi deperibili come per esempio il pesce, ma nello stesso tempo una volta che questo incarto e questo contenitore è stato utilizzato può essere utilizzato come fertilizzante per le piante in quanto produce un compost di alta qualità a causa dei componenti come per esempio l'azoto che vengono ridati al terreno e possono essere utilizzati per la crescita delle piante. Il video presentato che si intitola Bioplastica da mare vi mostra sperimentalmente come noi
sintetizziamo e prepariamo le nostre bioplastiche. Grazie per l'attenzione.